Allora abbiamo rilevato le produzioni al 30 di settembre, lo stabilimento di Melfi nel settore delle auto, quindi escludendo i veicoli commerciali, rappresenta una produzione da metà del gruppo FCA. Questo denota l'importanza dei volumi che Melfi sta producendo. Melfi, pur avendo una riduzione del 20% rispetto all'anno precedente per via del blocco delle produzioni per il Covid, rappresenta quindi uno degli stabilimenti più importanti per quanto riguarda la produzione del settore auto. Noi ci aspettiamo risultati ancora migliori da qua alla fine dell'anno perché entra a regime la Gimpec Compass che ha iniziato le produzioni a giugno. Anche l'amministratore delegato di FCA nel report di ieri ha menzionato l'importanza delle due vetture ibride plug-in rispetto ai risultati in Europa e quindi Melfi è sicuramente uno stabilimento che va verso una continuità, una prospettiva positiva sia in termini di stabilimento che di occupazione. La fusione che si sta prefigurando con Stellantis è una fusione che dovrebbe aggiungere vantaggi dal punto di vista economico rispetto alle sinergie che già sono state stimate intorno ai 5 miliardi. Noi ovviamente come organizzazioni sindacali abbiamo posto le questioni rispetto alle garanzie sugli stabilimenti e sull'occupazione, quindi presidieremo e quindi abbiamo chiesto già un confronto sul piano industriale per quanto riguarda la nascita del gruppo Stellantis e quindi strategie e investimenti per noi sono importanti da verificare rispetto all'operazione di fusione con i due gruppi.